Simona, oggi ci riprovo. A fare cosa? Basta A fare il mio dolce light senza grassi e dietetico. che non fai come in questo video. No, questa volta ho messo il succo di fragola. Vieni, che ci mangiamo un vero dolce naturale. Ciao amici, io amo i dolci, ma quelli naturali. Personalmente trovo che le cose troppo dolci mi facciano male. Tanto per cominciare, mi grattano la gola. Quando c'è troppo zucchero sento questa specie di bruciore in gola. Non so se a voi è mai capitato. Di solito più zucchero c'è, più mi piace. Però è vero, sento che mi pizzica un po' la gola. A me non piace e quindi mi sono organizzata per fare dolci naturali e oggi, come vi avevo promesso, voglio farvi vedere come si può fare in casa un dolce naturale con ingredienti naturali al 100% che fa solo bene e niente male. Ce lo fa vedere la mia amica esperta di cucina naturale, chef vegana e crudista Serena Babbo, con cui collaboro da tanti anni. È sempre lei che fa anche i video training sul mio canale. Insomma, è bravissima in tutto. Condividete questo video perché molte persone non sanno cosa mangiare di fresco e dolce se sono a dieta e vi saranno grate. E anch'io vi sarò grata se mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E iscrivetevi al canale, basta un clic così e attivate la campanella delle notifiche. E ora vediamo come fare questo dolce. Vai Serena! Ciao a tutti, sono Serena, la vostra chef vegetariana. Oggi vi presento una ricetta dolce, fresca, adatta a grandi e piccini e anche agli intolleranti, il gelato alla frutta. Gli ingredienti per il nostro gelato sono la banana e la fragola, tagliati a pezzi e messi in freezer la notte precedente. Poi, per ottenere la cremosità del nostro gelato, utilizzeremo un frullatore. Il gelato è pronto. Buona passeggiata! Wow, ma sembra delizioso! Anzi, sai cosa? Vado a farlo subito. Ciao! Avete visto? Ho mantenuto la promessa. È un dolce che non fa ingrassare, è solo ricco di vitamine, minerali, enzimi naturali. L'importante è surgelare la frutta fresca, meglio se biologica, e mangiarlo subito. Grazie Serena! E noi, come sempre, ci vediamo presto. Dove? Ma qui sul canale, naturalmente. Ciao! Ciao, vado a farlo subito. Ciao a tutti.